da un chicco di caffè a un chicco di riso, per un circolo virtuoso che fa bene all'ambiente e alla comunità. E questo è il senso di Da Chicco a Chicco, il programma di economia circolare di Nespresso. In questo stabilimento di eccellenza nel Bresciano, a Gavardo, le capsule esauste di caffè vengono riciclate e da qui parte il circolo virtuoso. Abbiamo deciso di implementare questo sistema di raccolta in un complesso sistema, ma sicuramente con la volontà di creare una soluzione concreta per il riciclo delle capsule, per creare degli impatti positivi sull'ambiente e sulla comunità. Questo perché ci muoviamo in un sistema legislativo piuttosto complesso a livello italiano, in quanto non è possibile per nessun privato, aziende comprese, gestire autonomamente la raccolta dei rifiuti. Di conseguenza, con il progetto Da Chicco a Chicco abbiamo voluto prendere in mano la situazione, creando noi un nostro sistema proprietario che ci consente di partire da un chicco di caffè per ottenere un chicco di riso. Questo separando le nostre capsule dei due principali componenti, quindi da una parte l'alluminio e dall'altra parte il caffè. L'alluminio prende la strada delle fonderie, quindi viene fuso nuovamente e dà origine a nuovi oggetti che possono essere biciclette, possono essere coltellini, possono essere penne. Il caffè invece viene utilizzato per creare del compost, compost che viene utilizzato all'interno di una risaia nel Novarese, e il riso che riusciamo a ottenere anche grazie a questo fertilizzante naturale viene riacquistato da noi di Nespresso e donato a Banco Alimentare della Lombardia e Banco Alimentare del Lazio, andando a creare un beneficio concreto e tangibile anche per le persone in difficoltà. Il progetto Da Chicco a Chicco ha anticipato di fatto il tema del riciclo di capsule di caffè in Italia, ben prima che l'argomento diventasse di rilevanza legislativa. Per questa attenzione all'ambiente e a un business responsabile, l'Espresso ha ottenuto la certificazione B Corp e in Italia è diventata società benefit. In Italia il riciclo dell'alluminio è molto importante. Abbiamo nel 2021 raggiunto circa il 68% di riciclo degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato, quindi significa aver già superato gli obiettivi che l'Unione Europea ci ha posto al 2030 e siamo anche oltre 10 punti percentuali sopra la media europea, quindi è un ottimo primato italiano in termini di riciclo degli imballaggi in alluminio, con ovviamente tutti i risparmi energetici. Ricordiamo che la produzione di alluminio riciclato consente il 95% del risparmio energetico rispetto invece alla produzione di alluminio primario. Noi da sempre, poi da quando è nato questo progetto di Nespresso, l'abbiamo supportato, abbiamo collaborato proprio perché riconosciamo e hanno riconosciuto l'importanza delle prestazioni ambientali dell'alluminio, la sua capacità di conservazione dell'aroma, di preservazione e il suo essere riciclabile all'infinito. Pensate che dall'inizio del progetto, dal 2011, sono state raccolte oltre 7.000 tonnellate di capsule, nel 2021 circa 1.500, che significa una crescita del 18% rispetto al 2020. E queste capsule di alluminio riciclate si traducono in oltre 600 tonnellate di caffè e circa 50 tonnellate di alluminio che vengono appunto avviate al riciclo, trasformato in nuovo alluminio e quindi poi in nuovi prodotti durevoli. Pensiamo al settore di impiego dell'alluminio riciclato e tutto il settore dell'automotive, in casa, nell'edilizia, negli infissi, quindi in prodotti di lunga vita. Non a caso diciamo che l'alluminio è un materiale permanente, durevole. Più del 75% dell'alluminio che è da sempre prodotto e ancora in circolazione in giro. Quindi un contributo molto importante a quella che è l'economia circolare, a tutte le prestazioni e vantaggi ambientali che tutti ormai decantiamo e riconosciamo come prioritari.